Noi siamo in grado di farvi ascoltare in esclusiva con le voci originali le intercettazioni telefoniche tra l'allora consigliere giuridico del presidente napolitano, Loris D'Ambrosio, e l'ex ministro degli interni ed ex presidente del Senato, Nicola Mancino. Si tratta di un documento straordinario, inedito, che iniziamo a pubblicare oggi e che discuteremo nella puntata di servizio pubblico di giovedì sera. La prima telefonata è del 25 novembre del 2011. L'ex ministro Mancino è stato già sentito e deve essere riascoltato dai magistrati di Palermo che indagano sulla trattativa Stato-mafia. In quel momento Mancino non sa di essere indagato e teme un suo coinvolgimento. Pronto? Ah, Presidente, mi deve scusare l'ora e cosa? Parla oggi perché stamattina mi ha chiamato che stavo al convegno della Corte Costituzionale. Io avevo letto sulla stampa un articolo di Arena e invece di parlare solo di Dell'Utri infila anche Mancino, anche se Caltanissetta dice che non è indagabile. Io ho chiamato Messineo e ho detto: ma questa storia, diciamo, per le indagini, che sono, diciamo, ormai quasi quinquennali, ma qualche volta si può anche fare una dichiarazione che io non sono iscritto, a meno che non risulti indagato, e allora è un altro paio di maniche. No, ma io non voglio fare nessuna dichiarazione, né che si è indagati, né che non si è indagati. Allora mi è venuto poi anche il sospetto. Poi ho avuto una telefonata da parte di una funzionaria della DIA che mi ha detto che il 6 dicembre, come persona informata sui fatti, dovrei stare a Palermo, il solito Di Matteo. E allora, Quindi non è indagato. non sono indagato, ma io ho il timore. Un'altra volta, quante volte sta rendendo dichiarazione? Ma questo non si capisce che cosa vogliono poi, oltretutto. Io ho risposto su tutto, naturalmente ho risposto sulle cose che conosco, ma non posso rispondere sulle cose che magari interessano loro e io non c'entro per niente. Non lo so, insomma, io poi sono molto scocciato, ecco, detto con franchezza. No, sono 2 anni che lasciano Sono stare. in continua tensione, la mia psiche non mi mette in condizione di Perché? essere sereno, ecco. Perché non lo sono. Ma questi non si decidono a fare, non fare un passo avanti e due indietro, due passi avanti e quattro indietro. Perché vi conviene tenere aperte queste voragini per poi infilarci ogni volta la cosa che vi fa più comodo in quel momento. Ma io so dell'Utri che cosa ho fatto. Ma mi sembra che, diciamo, è rafforzativa della tesi secondo cui Dell'Utri, per conto anche di Berlusconi, ha fatto trattative. Insomma. Sempre le stesse cose che ormai rificciano, non mi sembra che c'è mai una cosa determinante, non lo so, devo dire.